Una grande serata per le squadre caccia al cinghiale, l'assemblea regionale che verrà comunque sia organizzata dal coordinamento regionale squadra caccia al cinghiale. Ordine del giorno, modifica regolamento regionale caccia al cinghiale 34/99, modifica dell'articolo 19, legge 157/92. In mia compagnia ho l'avvocato Geronimo Cardia, dove ci parlerà della lettera d'indennizzo, danni e sentenza Corte Costituzionale per la gestione del contenimento della specie cinghiale, articolo 19, legge 157/92. Buonasera. Sì, il presidente del comitato mi ha chiesto di affrontare questi due temi. Partiamo da quello della sentenza della Corte Costituzionale, che ha riguardato la legge della regione Liguria, perché tutti hanno il dubbio che con l'annullamento di quella legge regionale la stessa sorte possa essere valutata sulle leggi regionali di tutte le altre regioni. In realtà, come ha chiarito già la regione Umbria, ma l'ha fatto anche la Toscana, quel provvedimento della Corte Costituzionale vale per la legge regionale della Liguria e per quel territorio. Quindi i cacciatori del territorio umbro hanno avuto ampie rassicurazioni di poter operare sul loro territorio, appunto, dell'Umbria. L'altro argomento è quello delle lettere di indennizzo che le istituzioni hanno inviato alle varie squadre. Come funziona? Le istituzioni assegnano territori e obiettivi di abbattimento alle squadre che, se non vengono raggiunti, rappresentano delle inefficienze di sistema che comportano il dover contribuire da parte dei cacciatori al rifondere i danni agli agricoltori. Questo è un tema delicatissimo che noi vogliamo affrontare questa sera solamente per l'aspetto relativo al fatto che, dato che io devo rispondere di quello che non faccio, è bene che il territorio che mi dai e gli obiettivi che mi dai capiamo sin dall'inizio che sono corretti e sono tecnicamente condivisibili oltre che naturalmente validi. Questo è un po' il senso dell'intervento di stasera. Grazie mille, avvocato. Buonasera. In mia compagnia ho il coordinatore squadre cinghialistiche della Regione Umbria, Marcello Spigarelli. Allora, Marcello, perché si è inteso promuovere un tavolo pubblico dove partecipano tutti i vari grandi della gestione della specie cinghiale? Abbiamo convocato questa importante riunione con tutte le istituzioni, e quindi abbiamo convocato la Presidente Marini, l'Assessore Cecchini, Presidente Terza Commissione, nonché tutti gli ATC e gli operatori, perché ci sono dei problemi di urgenza straordinaria sulla specie cinghiale. Uno, perché in Umbria sta diventando un vero problema, che è la questione dei danni. E però per risolvere la questione dei danni bisogna passare da una corretta gestione del territorio, degli animali e quindi fare delle modifiche al regolamento regionale che ormai è da due anni che è stato, diciamo, approvato e non è stato mai ancora messo in atto, perché è anche di difficile applicazione. Ormai sia le associazioni venatorie, nonché tutto il mondo dei cinghialari, nonché le istituzioni ritengono che questo vada modificato, solo che i tempi della politica non corrispondono con quelli che sono i tempi, diciamo, del problema. Ormai purtroppo è così. E si sta avvicinando di nuovo la nuova stagione venatoria e non sappiamo ancora quali sono, diciamo, le regole, certo, che saranno adottate, perché in questi giorni stanno anche parlando di assegnazione dei vari settori, dei vari territori. È di difficile applicazione la questione dei punteggi, che è uno dei temi che parleremo stasera, che va tolto, come altre situazioni. Ma prima di tutto noi volevamo anche parlare di una corretta gestione del territorio che va in una collaborazione con tutte quante le forme di caccia e a tutela anche di quelli che sono, diciamo, i più interessati al problema, che sono gli agricoltori, che ci lavorano tutto l'anno e ci permettono di usufruire del loro territorio praticamente.
E certo, per fare questo bisognerebbe creare quella che è una vera e propria digestione, fare dei piani con censimenti alla fine della caccia, quindi nei periodi da gennaio-febbraio fino ad aprile, stimare correttamente gli animali in più, fare dei piani seri con le squadre, assegnare i compiti. I cacciatori sono disponibili perché tutto l'anno siamo a disposizione per le recinzioni, per gli abbattimenti e quant'altro. Abbiamo pensato anche che il cinghiale non dovesse rimanere un problema ma anche un'opportunità, quindi parlare di cinghiale come filiera che potrebbe dare lavoro ad alcune ditte, se non che anche imprenditori agricoli che potrebbero gestire queste carni, quelle sicuramente del contenimento e degli aspetti. E mi auguro che questo vada nella direzione, perché alcune regioni come la Lombardia, che già sembrerebbe che ha copiato il nostro, diciamo, bozza di regolamento, nonché l'Abruzzo, hanno messo in campo circa 400.000 euro per la gestione di questo problema. Poi certo, chiediamo sicuramente quello che si dice la modifica del regolamento. Noi non vogliamo assolutamente che i singoli all'interno dei settori, perché hanno creato grossi problemi. Se la squadra deve avere un ruolo centrale per questa caccia, che lo sia, perché i singoli creano solo problemi, anche se pur pochi, e quindi sarebbe opportuno toglierli dai settori. Togliere sicuramente la questione dei punteggi, che sono di difficilissima applicazione, tant'è che non si riesce a vederne a capo e ormai la stagione è molto vicina. E poi in ultimo c'è stato il problema della lettera sui danni, che stasera ne parleremo, speriamo che vengano i presidenti degli ATC. Avere sulle spalle, non avere fatto una corretta gestione, quindi non avere dei piani verosimili, e poi trovarci addirittura lavorare tutto l'anno, addirittura contribuire ancora nonostante i soldi delle nostre licenze a pagare i danni, ci sembra una cosa un po' fuori dal normale. Quindi queste sono un po' le tematiche che ci hanno portato a convocare questa assemblea, che speriamo vengano numerosi. Bene, allora Marcello, in bocca al lupo. Crepi, oh, viva il lupo, come si dice adesso. Un ospite veramente di rilievo in questa serata, il dottor Attilio Solinas, presidente della terza commissione della legislazione. Come pensa di intervenire facendo delle proposte di modifica dopo le proposte del dibattito? Io ho ascoltato fino all'inizio del mio mandato proposte, le analisi e le esigenze espresse dalla caccia, dal mondo della caccia. In particolare questa sera si parla di caccia al cinghiale, quindi ho analizzato, ho perseguito sempre una linea di massima interlocuzione, quindi condivisione dei problemi, e stasera ovviamente ascolterò ulteriori proposte da parte dei cacciatori. Io ho già studiato un po' la questione, credo che sia necessaria una modifica del regolamento venatorio. Io ho già espresso questa necessità con l'assessore Cecchini, abbiamo svolto varie audizioni, vari incontri anche informali con i cacciatori, perché ritengo importante appunto ascoltare dalla viva voce di chi conosce le questioni, i punti critici della situazione, in particolare la questione dei danni al cinghiale, la questione della regolamentazione nuova della gestione della caccia al cinghiale. Quindi io credo che la via d'uscita nel mondo complesso che è la caccia in generale si può trovare solo ragionando insieme, seduti allo stesso tavolo e ascoltando tutti quanti e trovando una mediazione. Le modifiche al regolamento ci sono già sul tavolo, le abbiamo condivise, io le conosco abbastanza in dettaglio, si tratta solo di farle recepire alla giunta regionale, all'assessore, e metterle in pratica, perché se no le cose non vanno bene. Pensiamo al fatto che la regione ogni anno deve pagare centinaia di migliaia di euro di danni all'agricoltura per via dei cinghiali che stanno proliferando, quindi bisogna mettere in atto delle misure di vario genere per contenere la proliferazione dei cinghiali. Il mondo della caccia è un mondo importante, ci sono persone, tanti umbri che ci si dedicano, purtroppo la caccia sta diminuendo, l'interesse alla caccia sta diminuendo, e questa è una cosa che non va, perché il mondo della caccia ha delle grandi implicazioni sull'economia, sull'ambiente, perché i cacciatori di fatto sono dei controllori dell'ambiente, anche se c'è bisogno anche
c'è bisogno anche di controlli da parte delle istituzioni ovviamente, però la mia tendenza generale è di fidarmi dei cacciatori, perché ho sentito dei pareri di persone che conoscono le questioni, che hanno buon senso, che hanno senso di responsabilità, e quindi non si può fare a meno di trovare una soluzione insieme a loro, seduti al tavolo insieme a loro. Presidente, come intende intervenire sulla proposta di prevenzione danni? Ne abbiamo già parlato a lungo nelle sedi istituzionali. Io appunto ho avuto modo di capire e di recepire le proposte dei cacciatori. Si parla di contenere le zone dove i cinghiali sconfinano e vanno a fare i danni con delle reti, per esempio, oppure con delle coltivazioni a perdere, no? In modo che i cinghiali vadano ad agire in posti dove non rovinano le coltivazioni. Di fatto ci sono anche altre soluzioni, poi il problema serio viene dai parchi, dalle aree protette, no? Dove magari non c'è la presenza dell'uomo, per cui i cinghiali proliferano in maniera esorbitante e poi sconfinano, quindi anche lì bisognerà ragionare, magari fare degli abbattimenti anche in queste zone qui. Insomma, comunque le proposte sono tante, le prospettive sono di vario genere, quindi bisogna ragionare. Ok, grazie mille Presidente. Poteva mancare una colonna portante della Federazione Italiana della Caccia, il Vicepresidente Nazionale Massimo Buconi. Quindi, Presidente, lo stato dell'arte in merito alla conferenza Stato-Regioni per la modifica dell'articolo 19 della legge nazionale 157-92. Sì, noi abbiamo sollecitato le regioni, ringrazio tutte le regioni che hanno accolto questo invito, in quanto la conferenza ha approvato un documento inoltrato poi al governo per chiedere un decreto legge di fatto urgente per modificare l'articolo 12 e l'articolo 19 della 157 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, che ha posto un problema riferito ai soggetti abilitati ad intervenire per il controllo della fauna selvatica. Il tema c'è, è cogente, è urgente. Siamo dispiaciuti che il governo non abbia raccolto questo invito delle regioni. Continua la battaglia, noi continueremo ad essere a fianco di tutte le regioni che sensibilmente sostengono questo problema, e anche in maniera autonoma prendiamo e cercheremo di prendere iniziative per tenere alta l'attenzione su questo tema. Grazie mille Presidente. A voi.